Eder. Mech. Pallister. Mercoledì 13 dicembre, presso l'Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta, due studentesse di 17 e 18 anni hanno litigato, e una delle due ha estratto un coltellino, ferendo gravemente l'altra. La 17enne è stata arrestata per tentato omicidio, mentre la 18enne è stata ricoverata con prognosi riservata, presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. I carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti nella scuola dopo essere stati allertati dal personale scolastico. Secondo una prima ricostruzione, durante la lezione, la 17enne ha insultato la sua compagna di classe e l'ha attaccata con il coltellino, colpendola alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola. Un altro studente è intervenuto per separare le due ragazze, che sembrano aver avuto diversi litigi in passato. La Procura per i minorenni di Napoli ha aperto un'indagine sul caso, mentre i carabinieri di Caserta hanno arrestato la 17enne per tentato omicidio. Sette persone, tra cui tre bambini piccoli, sono state portate all'ospedale, dopo che un piromane ha appiccato tre incendi in diverse zone della zona caorsana, a Lemose, intorno alle 2:30 di giovedì 14 dicembre. Uno dei roghi ha colpito una casa dove vive una famiglia composta da genitori, nonni e tre bambini. Una guardia di metronotte, in pattuglia nella zona, ha notato le fiamme e ha avvisato tutti nella casa, mentre un'ambulanza della pubblica assistenza di Cortemaggiore ha prestato i primi soccorsi. I vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno portato le persone all'ospedale per accertamenti e per intossicazione da fumo. Nel frattempo, si è scoperto che c'erano stati altri due incendi dolosi, due cassonetti dei rifiuti erano stati dati alle fiamme, uno al cimitero della frazione e l'altro lungo la Caorsana. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco per identificare l'autore di questo gesto folle e le modalità del crimine. La PM Antonella Nazzaro ha concluso la requisitoria con una richiesta di condanna all'ergastolo per David Dallago, accusato di omicidio pluriaggravato e furto nei confronti di Fausto Iob. Secondo la PM, tutti gli indizi, come il movente, l'opportunità e la presenza di Dallago sul luogo del delitto, sembrano convergere su una sola verità: il boscaiolo voleva mettere a tacere il custode forestale. La PM ha esaminato in modo scrupoloso tutti i passaggi dell'inchiesta, dai riscontri autoptici alle intercettazioni telefoniche, che hanno delineato un quadro costellato di bugie. I 18 colpi inferti al capo di Iob, secondo la PM, non sono stati la causa della morte ma hanno creato uno stato di incapacitazione che gli ha impedito di mettersi in salvo. La richiesta di condanna all'ergastolo è stata basata su prove indiziarie, poiché non è stata trovata l'arma del delitto e la macchia di sangue sul sedile posteriore della Kia Picanto del boscaiolo non è una prova definitiva. Tuttavia, gli orari dei movimenti di Dallago e le intercettazioni telefoniche hanno confermato la sua presenza sul luogo del delitto. Inoltre, il furto di legname scoperto dal custode forestale solo 24 ore prima dell'omicidio sembra essere stato il movente del delitto. La requisitoria è stata definita puntuale e articolata, con una durata di 2 ore. La procura ha fortemente sottolineato gli orari, in particolare le 10:49 del 3 giugno 2022, quando i telefoni cellulari di Iob e Dallago hanno agganciato la stessa cella telefonica. Questo dettaglio conferma la presenza del boscaiolo nel cantiere forestale di Banco, anche se lui nega di esserci stato a quell'ora. Secondo la ricostruzione del medico legale Dario Raniero, Iob è stato ucciso tra le 10:30 e le 11. Inoltre, c'è un ulteriore elemento strano: il telefono di Dallago non ha più mostrato alcuna attività dalle 11:09. L'imputato ha sostenuto in aula che il telefono si era rotto, ma la scheda è stata poi inserita in un nuovo telefono e il primo segnale risale alle 12:36. Durante l'udienza erano presenti l'imputato e i familiari della vittima, mentre la procura e le parti civili hanno evidenziato le bugie e le contraddizioni presentate dall'accusato. L'avvocato Lorenzo Ecker, che rappresenta i fratelli di Iob e il nipote, ha definito la testimonianza di Dallago come una strada lastricata di menzogne e omissioni. I familiari della vittima erano seduti alle spalle del legale, mentre i figli del custode forestale Valentino e Davide erano seduti sulla sinistra, a pochi metri di distanza. Con il volto contratto, ascoltavano in silenzio, rivolgendo lo sguardo alla corte e agli avvocati.
La presenza di David Dallago, invece, era in prima fila, seduto accanto all'avvocata Angelica Domenichelli e non ha mai guardato i familiari di Job. Durante l'udienza, ha scambiato qualche battuta con il suo difensore, ma per la maggior parte del tempo è rimasto in silenzio. Il legale Paolo Mazzoni, che rappresenta uno dei figli di Job, Valentino, ha esordito affermando che ci sono state troppe bugie nel caso del custode forestale. Tuttavia, ha sottolineato che la personalità del custode era buona e non aveva intenzione di infierire, ma era turbato dal furto. Inoltre, era diligente e molto stimato professionalmente. Il legale ha anche aggiunto che non ha mai sentito una parola di dispiacere da parte di Dallago e che l'imputato sembra concentrarsi solo su se stesso e cercare di scaricare le responsabilità sugli altri. Successivamente, Mazzoni ha parlato del telefono dell'imputato, affermando che era bagnato perché probabilmente era stato immerso in acqua e che secondo la loro ricostruzione del delitto, Job sarebbe stato portato in auto fino alle sponde del lago e poi trascinato con un telo, che però non è stato trovato. Infine, l'avvocato Ecker, difensore di Dallago, ha sottolineato che il profilo genetico misto trovato dai carabinieri del RIS sulla macchia trovata sulla macchina conferma la ricostruzione dell'accusa. Tuttavia, la difesa sostiene che Dallago avesse ripulito la macchina e acquistato candeggina, ma che i 5 litri trovati in garage erano ancora intatti. Tempio Pausani, nella giornata del 14 dicembre, in aula la deposizione della giovane italo-norvegese che nel luglio 2019 ha accusato Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e tre suoi amici di stupro di gruppo. La deposizione avviene davanti al tribunale di Tempio Pausani, in Sardegna. Ieri la ragazza, ora 23enne, ha risposto per oltre 5 ore alle domande dell'avvocata Antonella Cuccureddu, difensore di Francesco Corsiglia, imputato insieme a Grillo Junior, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Tuttavia, al termine dell'udienza, sono sorte polemiche per le domande considerate troppo invasive poste dalla legale di Corsiglia alla giovane. Ad esempio, come ha fatto a togliersi i pantaloni se aveva le gambe piegate, o può spiegarci come le sono stati tolti gli slip? Altre domande riguardavano addirittura il rapporto orale e il motivo per cui la ragazza non avesse reagito con i denti. L'avvocato Dario Romano, legale della parte civile della giovane, ha commentato: è stato come un interrogatorio medievale. L'avvocata Giulia Bongiorno, assente per impegni istituzionali al Senato, difende la giovane insieme a Romano. Le domande molto intime e dettagliate hanno portato la ragazza a dichiarare alla fine dell'udienza: mi sento vuota, sono esausta, mi viene da vomitare. Durante l'uscita di ieri sera, l'avvocata Cuccureddu ha ribadito con i giornalisti che le domande poste non erano di natura intima. Al contrario, ha sottolineato che in un processo si tratta di ricostruire i fatti, e nel caso specifico si parla di una violenza sessuale che non può essere considerata una questione intima. La sua affermazione è stata: o è una cosa intima o è una violenza sessuale, e il processo serve proprio a capire quale delle due sia stata. Quando i cronisti le hanno chiesto se ci fosse il rischio di una vittimizzazione secondaria della ragazza, l'avvocata ha risposto in modo diretto: il concetto di vittimizzazione parte dal presupposto che ci sia una vittima, ha spiegato. Il processo serve proprio a stabilire se c'è una vittima, e poi si procede a ricostruire i fatti, cioè le sequenze di comportamenti che si sono verificati in un determinato luogo e momento. Quindi, la domanda giusta da porsi è cosa è successo, segmento per segmento. Faenza, il nuovo muro di protezione idraulica dalle piene del Lamone in via Renaccio è finalmente in fase di completamento, suscitando grande soddisfazione tra i cittadini. La costruzione, lunga circa un centinaio di metri, sostituirà il precedente muretto in mattoni a vista, crollato nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Il nuovo muro, realizzato in cemento e rinforzato con tondini di ferro, si presenta più robusto e alto del precedente, garantendo maggiore sicurezza alle zone limitrofe durante le piene. Inoltre, la sua posizione più elevata e lo spessore di circa 50 cm lo rendono più efficace nel prevenire eventuali allagamenti. È importante ricordare che la costruzione precedente, lunga 85 metri e alta 1 metro nella prima parte di via Renaccio e 270 metri e 1 metro e mezzo di altezza in corrispondenza di via Calamelli, non era in grado di svolgere efficacemente la sua funzione protettiva.
Infatti, come ha evidenziato Gabriele Padovani di Area Liberale, il crollo del muro ha causato gravi danni in città durante le ultime alluvioni, che invece sarebbero stati contenuti se il muro non fosse crollato. Ora, con il nuovo muro in costruzione, la cittadinanza si sente finalmente meno minacciata dalle piene del Lamone, e può godere di un panorama più sicuro e protetto. La fragilità del muro è stata accentuata dall'età e dalla mancanza di manutenzione prolungata. Tuttavia, l'attuale bunker antiatomico dimostra una sorta di ammissione di colpevolezza, poiché se gli ingegneri hanno ritenuto necessaria una tale fortezza, allora la precedente struttura era inadeguata e ci ha tenuti in una condizione di rischio per molti anni. L'attuale muro, invece, offre un maggiore senso di sicurezza grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili. Come indicato nel manifesto esposto all'inizio del cantiere, i lavori di ricostruzione dei muretti di via Rinaccio e via Cimatti sono urgenti e sono stati affidati alla ditta FEA SRL di Castelfranco Emilia. L'importo totale dei lavori è di 3,5 milioni di euro, mentre il contratto stipulato è di 2.777.500 euro. Si prevede che i lavori saranno completati entro 120 giorni. Scomparso Sandro Martis da Milano, il 10 dicembre, a 65 anni, è alto 1,92 m, ha occhi neri, capelli brizzolati, e senza denti, ha un piccolo tatuaggio sul braccio. Al momento della scomparsa indossava un paio di scarpe da ginnastica verde acqua. Si è allontanato a piedi dalla sua abitazione, lasciando a casa le chiavi, il cellulare e i documenti. Scomparsa dal pomeriggio del 13 dicembre la TikToker Laura La Divina, sta attraversando un periodo di fragilità, chi avesse notizie avvisi le forze dell'ordine. Scomparso da Oupeye, Belgio, Luigi Gigantelli il 23 novembre, ha occhi castani, capelli grigi, è alto 1,70 m, ha 72 anni, chiunque avesse notizie contatti le forze dell'ordine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.